Buon anno, domani in edicola i nostri giornali, Tirreno, Gazzetta di Modena, Monferrara, Gazzetta di Reggio, si presenteranno per l'ultimo giorno del 2020 con una sovracopertina, la troverete all'interno della normale prima pagina, e sopra questa immagine che è stata scattata nel 1968 da un astronauta americano durante la prima circumnavigazione di un uomo intorno al nostro satellite. Per la prima volta vedemmo apparire la Terra nel cielo e non il contrario. Per la prima volta ci accorgemmo che eravamo tutti quanti aggrappati ad uno scoglio e che di fatto il destino di uno era legato al destino di tutti gli altri. Quella lezione all'epoca non riuscimmo a capirla bene, o meglio la capirono in pochi. Noi la ripresentiamo domani perché rappresenta una visione del 2021 come un'alba di speranza dopo tutto quello che è accaduto in questo anno e del quale non vogliamo riparlare perché sarebbe un modo per tornare su avvenimenti non esattamente positivi. Presentiamo all'interno di questa sovracopertina 10 storie di 10 personaggi del nostro territorio che vi daranno 10 messaggi per guardare avanti appunto con un segno di speranza, lo stesso che si può avvertire in questa foto dove si vede un viaggio di ritorno dopo essere stati nella faccia coperta della luna, nell'oscurità, nell'ignoto, anche in qualcosa che un po' spaventava, che è un po' quello che ci è accaduto fino a pochi giorni fa. Adesso con lo spiraglio dei vaccini non è che sia tutto risolto, però in ogni caso c'è un segnale di speranza. Questa foto per noi lo rappresenta e ve la vogliamo regalare per tenerla lì in questi 2 giorni in cui i giornali, cioè nel giorno in cui il giornale riuscirà, nel giorno in più, ed è un modo per dirvi coraggio, ce la possiamo fare.